mettete le fascette per fare i feedbox, è sempre in un modo tremendo. Adesso vi insegno il mio modo, ma è uno dei tanti modi per mettere le fascette. Nel tempo, visto che questo è quello più veloce, quello che ci crea meno problemi, dobbiamo proteggere le nocche delle mani, dobbiamo proteggere soprattutto il polso dai colpi che date sul sacco. Non dovreste darlo perché non stiamo facendo un'attivazione, non stiamo facendo un'attività aerobica normale, tranquilla, da cui i colpi sul sacco dovrebbero essere veramente delle carezze. Però, siccome sfogate sempre le vostre rabbie sul sacco, iniziamo a mettere le fascette in modo un po' più corretto, che non è l'unico modo per mettere le fascette, quello che vedete, ma è uno dei tanti, e quello che per la nostra attività è più consono. Mi raccomando, da domani, Tre giri nel polso, aderente, fasciante, non stretta. Vado nella mano, tre giri a coprire le nocche, aderente, fasciante, non stretta. Torno nel polso e disegno delle X sul dorso della mano. Nocche, polso, X. Ultimo giro sulle nocche, a coprire X. Torno sul polso. Tutto sul polso.